Salve a tutti, sono Aaron e sono qui con questo video, un'ulteriore prova della impossibilità del modello a sfera. Esistono tanti modi per dimostrare che la superficie della Terra non ha curvatura, che è piatta, ma questo è insolito. Si può descrivere come un inconveniente della matrice. Ho trovato che nella storia si sono verificati degli eventi che in qualche modo sembra siano stati coperti. Forse non si incastravano bene col modello a sfera. Gli eventi di cui vado a parlarvi sono le trasmissioni radio. Se guardiamo nella storia della radio, torniamo indietro alle radio, prima del tempo in cui ci parlavano dei satelliti e tante altre cose, torniamo indietro a quella tecnologia. Le trasmissioni radio erano diffuse da antenne e se si ha una sola antenna per trasmettere in ogni punto del globo della Terra, se ovviamente è un globo, immaginate una singola antenna che trasmette. Le onde elettromagnetiche viaggiano in linea retta. L'antenna non è in grado di trasmettere oltre la curvatura della Terra. E se parliamo degli show e delle canzoni attraverso la radio, vi chiederete come quelle trasmissioni radio riuscivano a coprire tutto il mondo. Si racconta che arrivavano dappertutto, ma tornando indietro nel XX secolo non esistevano queste cose. La radio era usata per la prima volta, la trasmissione era impossibile nel modello a sfera ed il potere cercava di sopprimere la conoscenza di questo. Consultiamo la pagina Wikipedia, per esempio. Nella storia delle trasmissioni radio non si trova nulla di sospetto. Ma se andiamo a vedere nella storia delle trasmissioni radio britanniche, conosciute come il servizio dell'impero, non si è in grado di trovare alcun dettaglio. Le persone hanno lavorato duro e c'è un buco di memoria. Il servizio dell'impero è stato il precursore di quello che ora è la BBC World Service ed il servizio reimposto era trasmesso dal Regno Unito e diffuso sull'intero impero britannico. L'impero britannico, per poter arrivare in tutte le parti dell'impero, trasmetteva da Londra. Trasmettevano all'intero mondo conosciuto. E questo sarebbe stato impossibile, a meno che il mondo non sia affiatto, ovviamente. Perché come può ogni antenna essere in grado di trasmettere oltre le significanti curvature della Terra? È completamente impossibile. Il servizio dell'impero prova infatti con questo che la sfera è impossibile. Resta comunque difficile trovare dettagli di questo ed ho cercato per molto tempo. Ho ricercato in giro prove delle notizie e delle trasmissioni, prove che ora sono disponibili al pubblico e alla fine sono arrivato ad una prova interessante quando mi sono imbattuto su un documentario del 1953. Questo documentario era sui transistor, sull'invenzione dei transistor che avrebbero cambiato tutto, e come naturalmente è accaduto. Ed in molte parti del documentario si parla spesso delle trasmissioni fatte da Arlington, Virginia nel 1950. Queste avvenivano con una serie di antenne e le trasmissioni radio si captavano a Parigi e alle Hawaii. Secondo questo documentario, che è stato prodotto da diverse aziende, inclusa la General Electric. Del documentario del 1953 potrebbero aver realizzato dopo che questo elemento era meglio nasconderlo. Solo recentemente il documentario del 1953 è stato rilasciato, è reso disponibile. L'ho guardato, l'ho visto ed affermo che si tratta di quelle trasmissioni. Ho immaginato una mappa grafica, un'istantanea. Affermano che quelle trasmissioni sono state fatte ad Arlington, in Virginia, e venivano captate a Parigi e alle Hawaii, una distanza significativa oltre la curva della Terra. Qualcuno è in grado di spiegare in che modo questi segnali, o meglio, come questi segnali arrivavano a destinazione?
Intendo a dire che negli show senza dubbio iniziavano a parlare del buco dell'atmosfera, fenomeni di condizioni meteorologiche e Dio sa cosa. Ma se guardiamo alla storia di queste idee, l'atmosfera può interagire con le radiazioni. E questa idea è nata dopo tutto questo. Probabilmente è un modo per rattoppare il fatto che era completamente impossibile. Io non penso che qualcuno ha mai prodotto l'evidenza che le onde radio si inviavano in su nell'atmosfera e andavano poi a rimbalzare giù attorno al mondo, attorno alla sfera del mondo. Come facevano a rimbalzare fuori? Come funzionavano? Qual era l'evidenza? Esisteva qualche modo perché accadesse? È semplicemente ridicolo. Ma temo che abbiano mandato tutto all'aria. Hanno mandato tutto all'aria, ma erano troppo orgogliosi delle loro trasmissioni mondiali. Hanno festeggiato su questo, ma poi, ma solo più tardi, hanno realizzato che stavano provando che il mondo non è una sfera. Comunque spero che abbiate gustato. Oggi invio queste informazioni a tutte le persone del movimento della Terra piatta con la speranza che diffondano quest'altra prova. E vi saluto. E state bene.